non c'è nessun passo indietro. Noi abbiamo detto una cosa chiara, che peraltro avevamo già detto e che io posso ribadirvi qui: noi stiamo andando avanti con la nostra procedura, che è molto complicata e molto complessa, perché è la più grande procedura, diciamo così, di questo tenore tra pubblico e privato della storia dell'Occidente. E quindi i tempi che ci siamo presi sono tempi che sono legati al fatto di fare le cose per bene. Uno dei criteri che ispira il nostro lavoro è l'interesse pubblico, anzi è il primo criterio che ispira il nostro lavoro. Alla luce di questo, se dovessero emergere novità che possono rafforzare decisioni che vanno nella direzione dell'interesse pubblico, voglio essere ancora più chiara: alle italiane e agli italiani che sono i proprietari delle autostrade devono esserci evidentemente condizioni di vantaggi manifesti. Se ci dovessero essere da parte di Autostrade per l'Italia idee o diciamo proposte di questo tipo, il governo si è reso disponibile a valutarle, ma questo è sempre stato nelle cose e continuerà ad essere fino al giorno della decisione finale, che comunque si ispira esclusivamente all'interesse pubblico e non a operazioni di consenso, a operazioni che hanno altre motivazioni. Noi sappiamo perfettamente che cosa vuol dire viaggiare tutti i giorni sulle autostrade, dover pagare dei pedaggi, avere la preoccupazione della sicurezza, e quindi è di questo che ci stiamo occupando e non di altro. Lo dico anche per rassicurare i cittadini liguri: tutti i cantieri di straordinaria e ordinaria amministrazione previsti, certificati e validati dal Ministero sono tutti aperti.